Diamo un benvenuto a Francesco, Paolo. Ciao ragazzi. Pronti per il bivacco Bedin? Siamo a Pradimezzo e questa è una bilancia per capire chi ha lo zaino più pesante, dato che abbiamo le vele. Adesso vediamo subito. Allora, carico di acqua. Omero va su al bivacco Bedin con la bellezza di 11,40 kg. Vero. Equipaggiamento leggero. Adesso vediamo fra. Va su con 11,80, 11,70. Mm-hmm. Non male. Paolone. 15. Spacca la bilancia. 13,80. The winner is. Dentro al presepe di Pradimezzo. Oggi fa freddo per davvero e per l'ennesima volta bivacco Bedin. Vi metto qui il link del primo video che avevo fatto al bivacco Bedin, ancora mi dico 4 anni fa. Tanti bei ricordi, sempre bello tornare su al Bedin, sentiero numero 754 da Pradimezzo dopo Agordo. E ci siamo. Forse prima avevo sbagliato il numero del sentiero. 764. Siamo arrivati alla Malga. Adesso dai, ultimo strappone e ci siamo. Ecco qua la compagnia. E intanto c'è gente che scende dal bivacco, si vede che hanno dormito su. Adesso e chiediamo quanto freddo faceva. Oh sì, finalmente il sole. Dopo questa tenebra e questi momenti di freddo. Che giornata, oh. Eccoci qua a bivacco Bedin. Bivacco Bedin sempre spettacolare. Queste sono finestre, non sono quadri. Cioè, qualcosa di indescrivibile, Paolo, eh? Eccoci! Francesco, siamo paninetti al salame. Ma che giornata incredibile, oh. Incredibile. È uno spettacolo, davvero. Bello il bivacchetto. Ma poi oggi è proprio bello. E noi forse proveremo a decollare dal Bedin. Adesso ci prepariamo e siamo pronti per partire. Abbiamo scelto il decollo. C'è un po' di tensione, ma insomma, normale. Guardate, bivacchino. Spettacolo. Buona, raga. Riesci a mettermi un attimo le bocche un pelo? È che sono andato un po' giù, ecco. Grazie. We'll be right back.
volando. Sono felice di aver fatto questa esperienza con voi. È stato grande. Bravi, l'abbiamo fatta. Viva, incredibile.